Tragico epilogo per il caso Giacomo Clark. Il 22enne partito da Firenze è stato trovato morto a Sovicille. Arresto degli estremisti di destra, adesso si attende l'interrogatorio di garanzia. Carenze aule piccolomini, istituto Franci, pronti alla condivisione, ma non andiamo oltre. Per lo sport, il volley e Mavillas, domenica arriva Cuneo, servono 3 punti, afferma il DS Mechini. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. Apriamo con una drammatica notizia: avrebbe dovuto raggiungere Siena da Firenze lunedì mattina, ma non è mai arrivato a destinazione. Giacomo Clark, 22enne, italo-inglese, da poco laureato, è stato trovato morto questo pomeriggio. Si sarebbe trattato di un incidente. L'auto è stata trovata semidistrutta nella vegetazione. I suoi genitori avevano deciso di lanciare un appello social: per favore aiutateci a ritrovarlo, siamo disperati. Sentiamo Teresa Scarcella. Ha perso la vita in un incidente stradale Giacomo Clark Donati, il 22enne di Firenze, scomparso lunedì mattina mentre si recava al lavoro a Montestigliano, all'agriturismo di famiglia. La sua Lancia grigia è stata ritrovata ieri pomeriggio intorno alle 16 all'interno di un fosso sulla strada provinciale 99 al bivio tra Orgia e Montestigliano. Fatale, un incidente stradale. A trovare il veicolo è stata proprio la polizia stradale impegnata durante l'operazione di ricerca. La volante, notando il paraurti e la targa sul ciglio della strada, si è fermata a controllare al di là della vegetazione che ricopre il fosso, ha trovato l'auto ribaltata e all'interno il corpo senza vita del ragazzo, lì da quasi 2 giorni e mezzo. Il ragazzo infatti era scomparso la mattina di lunedì quando da Firenze era partito in direzione Siena, proprio a Montestigliano, dove ad attenderlo c'era la famiglia. A dare l'allarme era stato lo zio, che non avendo più sue notizie ha avvisato la madre. Il suo ultimo messaggio Giacomo lo ha inviato alle 9.56, poco prima di partire quindi, alla sua ragazza che vive in Inghilterra. Da quel momento non è stato più possibile rintracciarlo. Trascorse 24 ore dalla scomparsa, i familiari hanno denunciato l'accaduto alla questura di Firenze. Da quel momento sono scattate le ricerche, terminate oggi pomeriggio con la tragica scoperta. Dai primi rilievi fatti sul posto sembra che abbia perso il controllo del mezzo, ma sono ancora ignote le cause dell'incidente e il momento esatto dell'accaduto. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e sarà oggetto di accertamenti più approfonditi nei prossimi giorni. Torniamo a parlare dell'arresto degli estremisti di destra. Adesso si attende l'interrogatorio di garanzia. Ce ne parla Simona Sassetti. Dopo l'arresto del presunto leader della cellula nera senese, il dipendente MPS Andrea Chesi e del figlio Yuri, sottoposti nella serata di ieri agli arresti domiciliari, si attende la fissazione dell'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. I due, assistiti dall'avvocato Francesco Pletto, sono per il momento accusati di detenzione illegale di munizionamento bellico e di esplosivi. Non sono state mosse invece contestazioni circa le armi, che risultano regolarmente dichiarate, e non sussisterebbe l'aggravante della detenzione con fini terroristici. Nel corso dei vari blitz in casa e uffici degli indagati, infatti, la Digos ha rinvenuto un vero e proprio arsenale da guerra, fucili, pistole e anche un lanciagranate che i camerati del movimento Idea Sociale, come emerso dalle varie intercettazioni, assicuravano di essere pronti ad usare per sovvertire l'ordine democratico. Nelle ore successive alla scoperta del gruppo eversivo di estrema destra, tante sono state le reazioni del mondo politico e istituzionale. Filippo Megliattini. Ha fatto scalpore l'attività della direzione distrettuale antimafia di Firenze e Siena, che ha scoperto e bloccato un gruppo terroristico di estrema destra, in possesso di svariate armi da fuoco e simboli con chiari riferimenti al fascismo e nazismo. Dopo poche ore, Enrico Rossi, presidente della regione toscana, ha focalizzato l'attenzione sul legame tra i fascisti e personalità politiche come Matteo Salvini, affermando che è giunto il momento che i leader della Lega prendano una distanza definitiva dai gruppi neofascisti come Casa Pound e Forza Nuova, che partecipano alle manifestazioni da lui indette e che vengono regolarmente da lui coccolati. Anche il consigliere regionale Simone Bezzini non ha tardato a condannare gli estremisti. A dir poco inquietante, dice Bezzini, che aggiunge: siamo di fronte a vere e proprie situazioni organizzate, le cui finalità possono essere estremamente pericolose. Si uniscono al coro anche i sindacati, che condannano e respingono con forza ogni forma di violenza e di pensiero che inneggino al ritorno degli anni più bui che il nostro paese ed il mondo possano ricordare. A distanza di 24 ore si è espresso
anche il comune di Siena con il sindaco De Mossi, che si è complimentato con il questore. Questo tipo di fenomeni non appartengono al nostro territorio, alla nostra cultura e trovano la ferma condanna di ogni cittadino che si riconosce nei valori della Costituzione, afferma De Mossi. A prendere posizione anche Fratelli d'Italia, che ha implicitamente nominato portavoce Enrico Tucci, presidente del circolo Città Nostra di Fratelli d'Italia. Non fa piacere a noi come esponenti di destra che viviamo questa ondata anche di mobilitazione antifascista in maniera un pochino preoccupata, perché alla mancanza degli argomenti si sopperisce con altre mobilitazioni. D'altro canto è pure vero che se c'è un pericolo in questo momento delle versioni di destra, questo va colpito senza nessun dubbio, e noi siamo dalla parte delle istituzioni, come testimonia il comunicato del sindaco di Siena insieme all'assessore della sicurezza Michelotti, nostra espressione in consiglio, in giunta De Mossi, e la telefonata che lo stesso Michelotti ha avuto col questore di Siena. Massima solidarietà alle forze dell'ordine e siamo in attesa di saperne di più, però. Abbiamo parlato anche del collegamento con la moschea di Colle Valdelsa. Il sindaco di Colle Valdelsa, Alessandro Donati, esprime vicinanza alla comunità islamica. Sentiamo. Uno degli obiettivi dei terroristi o dei sedicenti terroristi era anche la moschea di Colle, quindi noi vogliamo condannare fermamente sia l'intenzione che andava a toccare direttamente il nostro territorio, ma in generale questo clima di odio, questo clima di razzismo, di intolleranza che si respira tutti i giorni, durante la vita comune, si respira negli stadi, si respira sul web, e credo che tutti si debba fare un passo indietro e cercare di lottare per fermare questa onda che sta montando sempre di più. L'abbiamo visto anche in Spagna, lo vediamo sempre di più in Italia. Credo che tutti si debba remare nella stessa direzione affinché tutto ciò finisca, o perlomeno tutto ciò venga arginato. È chiaro che oggi per noi è una giornata un po' particolare. Ci ritenevamo una zona, un'area, un territorio felice, tra virgolette, un territorio libero da questi fenomeni, invece ci ritroviamo al centro dell'attenzione nazionale, ci ritroviamo feriti nell'orgoglio, ci ritroviamo molto preoccupati per quello che potrà succedere nei prossimi giorni. Io non vorrei essere troppo catastrofista, aspettiamo gli eventi, aspettiamo l'esito delle indagini, però è chiaro che tutti noi in Consiglio Comunale, nessuno escluso, devo dire, c'è stato un voto all'unanimità di un ordine del giorno in questo senso, nessuno escluso, abbiamo espresso una grande preoccupazione e rifiuto di queste metodiche che ormai, diciamo, pensavamo appartenessero al passato. Restiamo sull'argomento, prende posizione anche l'imam di Colle Valdelsa, Abdel Kader Mod, ripudio verso ogni atto di violenza e razzismo, sentiamo. Ringraziamo le forze dell'ordine che hanno sventato un gruppo di estremisti fanatici e razzisti che volevano far saltare la nostra moschea di Colle di Valdelsa, mettendo a rischio la vita di molte persone innocenti. È questo il commento di Abdel Kader Mod, imam della moschea di Colle di Valdelsa, che commenta la notizia delle indagini in corso da parte della direzione distrettuale antimafia di Firenze. 12 le persone indagate, di cui 2 arrestate, pare che uno degli obiettivi fosse proprio il centro culturale islamico. Allah protegga l'Italia da ogni male, dice Mod, da ogni tipo di terrorismo, dal fanatismo e dal razzismo. Ripudiamo qualsiasi atto di violenza e qualsiasi persona che abbraccia queste ideologie. Esprimo la nostra vicinanza per la triste e terribile notizia, dice il presidente dell'Arci di Siena, Sor Elena Pallecchi. Sono tempi bui, tempi però in cui dobbiamo far valere la pace e la solidarietà, valori in cui crediamo e che hanno sempre animato le nostre azioni ed il nostro cammino insieme in tutti questi anni. Si è superato il limite, come volevasi dimostrare, dalle parole ai fatti il passo è breve, dice il consigliere regionale del PD Simone Bezzini. Fatto serio e non tollerabile, lo definisce il sindaco di Poggibonsi David Busagli. Mai più fascismi, è il grido della FISAC CGL. Estremismo e il terrorismo di destra rappresentano un pericolo reale che ci aspettiamo venga condannato da tutti. Lo riteniamo preoccupante, oltre che assurdo, ed è una minaccia alla democrazia quanto alla comunità musulmana, lo dichiara il presidente dell'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia, Yassin Lafram.
Cambiamo argomento. L'Istituto Rinaldo Franci di Siena celebra il nuovo anno accademico con un concerto al Teatro dei Rinnovati. Prima uscita ufficiale anche per il neo direttore Antonio Ligios, intervistato questa mattina proprio presso l'Istituto Musicale. Sentiamo. Il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena inaugura in musica l'anno accademico 2019-2020. La cerimonia in programma questa sera sarà ospitata dal Teatro dei Rinnovati. Presente anche Antonio Ligios, neo direttore dell'istituto, che proprio questa mattina è intervenuto ai nostri microfoni. È un concerto che, a mio modo di vedere, mette in luce le potenzialità dell'Istituto Franci, quindi un concerto orchestrale con due composizioni insomma impegnative, come uno dei concerti di Chopin per pianoforte e orchestra, e questo brano, devo dire, di rara esecuzione di Schumann per quattro corni e orchestra. Quindi, ripeto, un programma interessante, stimolante, che mette in luce insomma, ecco, quelle che sono le potenzialità dell'Istituto. Ho trovato un istituto molto ben amministrato e diretto, che ha saputo, come dire, interfacciarsi con la realtà che lo circonda, e qui mi riferisco alle istituzioni, al mondo dell'associazionismo e al tessuto anche sociale della città di Siena in maniera molto molto culata. Quindi uno degli obiettivi è sicuramente rafforzare questa immagine del Franci, e accanto a questo c'è, diciamo, quello ovviamente di portare a termine il processo di statizzazione che è stato avviato nel miglior modo possibile, perché non ci dobbiamo dimenticare che tutto il sistema AFAM nazionale, diciamo, soffre di tutta una serie di pecche. Ci sono dei ritardi normativi molto importanti, c'è una difficoltà nell'avere insomma dei finanziamenti più sostanziosi, quindi è importante che il Franci entri nel sistema AFAM nazionale con delle gambe solide, insomma, ecco, che gli consentano di camminare bene nel futuro. E la presidente dell'Istituto Franci, Miranda Brugi, è intervenuta sulla questione della carenza di aule presso il Collegio Piccolomini, struttura in cui trova spazio lo stesso istituto musicale. Pronti a condividere i nostri spazi, ma non oltre. Sentiamo. I nostri locali sono particolari perché sono, per esempio, le aule, sono aule piccole, sono stanze piccole che hanno, diciamo così, la caratteristica di tenere dentro l'insegnante, al massimo uno o due studenti, dove si tratta di lezioni individuali. Abbiamo l'aula di musica a piano terra, dove stanno normalmente un numero di studenti simile a un'aula scolastica, minore perché ci sono solo le sedie, non ci sono nemmeno i banchi. Noi, per quanto ci riguarda, la disponibilità degli spazi comuni utilizzati per la musica, se c'è da fare un'iniziativa, siamo sempre stati e lo saremo sempre a disposizione. Per quanto riguarda, come dire, le aule, sono esattamente sufficienti a quello che servono ai nostri iscritti, al nostro lavoro che stiamo portando avanti. Cioè, i nostri locali sono strettamente collegati al numero di utenze scolastiche, al numero di insegnanti, al numero di allievi, e tutto questo è stato visitato e rivisto proprio in funzione della domanda di statizzazione, che per giunta è rimasto come ambiente esattamente quello che era, e quindi non è stato portato avanti nessun altro ampliamento. Noi siamo molto, come dire, al momento contenti di una fruibilità corretta e giusta, e anche il rapporto studenti metri quadri è esattamente quello che deve essere, insomma. Consegnati questa mattina due monitor multiparametrici funzionali all'unità operativa di pediatria dell'azienda ospedaliera universitaria senese, offerti dalla TL di Siena Onlus grazie alla donazione di ASD Team Zero di Abbadia San Salvatore. Sentiamo Salvatore Grosso, direttore del reparto di pediatria. Dei monitor di ultima generazione, in quanto che hanno la possibilità di reperire informazioni delle funzioni vitali molteplici, vale a dire sia l'elettrocardiogramma, sia la frequenza respiratoria, sia appunto la pressione arteriosa, ma un elemento molto importante è quello dell'abilità da parte di questi monitor di registrare in continuo questi dati, in modo tale che noi poi la mattina dopo, per esempio durante una registrazione notturna, la mattina dopo, oppure a distanza di X ore, possiamo appunto andare a vedere quello che è la
diciamo così, l'evoluzione del parametro considerato. Questo è molto importante perché tenete presente che fino appunto a pochi anni fa molto spesso era la madre costretta, diciamo così, a registrare su un foglio di carta molto banalmente quello che erano i dati che venivano fuori sul monitor. Quindi in wireless queste informazioni vengono poi centralizzate sul nostro computer e da qui poi l'analisi che sicuramente ci aiuterà in una migliore risposta terapeutica e assistenziale in senso lato nei confronti dei bambini ricoverati nella nostra pediatria. Comunque al di là delle indicazioni tecniche sull'utilizzo di questi monitor, mi coglie sicuramente l'obbligo di ringraziare l'Herman Root appunto di Abbadia San Salvatore che con le loro meritorie diciamo, iniziative hanno permesso la raccolta di questi fondi che poi tramite per l'appunto l'ATL sono appunto arrivati diciamo, all'acquisto di questi strumenti. Quindi anche qui ringrazio la Presidente e il Consiglio Direttivo tutto dell'ATL per la vicinanza e il sostegno da sempre manifestati nei confronti della pediatria. Nel centenario della morte del pittore senese Cesare Maccari, l'Accademia Musicale Chigiana ha ospitato una giornata in suo ricordo. Tutti gli eventi sono stati curati da Carlo Sisi, presidente dell'Accademia di Belle Arti di Firenze e dall'Accademia Musicale Chigiana. Ce ne parla il direttore amministrativo Angelo Armiento. Noi siamo molto felici di poter ospitare questa giornata di studio di un pittore così importante come Cesare Maccari e questo va nel solco un po' di tutte le attività che stiamo sviluppando poi in Accademia Chigiana che al di là della parte concertistica, delle masterclass che ogni anno facciamo e teniamo insomma, dal 1932, stiamo cercando di diciamo, aprire anche ad altre attività, questo è un esempio, proseguiremo per esempio nella corso della prossima settimana con un altro convegno, un convegno internazionale dedicato allo studio di un'altra figura molto importante del Novecento, cioè il filosofo Theodor Adorno. Ci saranno 3 giorni di studio con diciamo, i più grandi diciamo, studiosi di questo filosofo, così come pure stiamo sviluppando altri progetti insieme a non so, in questo momento con l'Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola, con cui abbiamo costruito un progetto speciale che ha ottenuto un riconoscimento da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che si chiama Chigimola e che mette insieme tutte le attività, cioè mette insieme in sinergia le attività formative, didattiche, ma anche di studio e di incontro. Ci sarà un incontro qui a Siena anche il 10 di dicembre, alla presenza di grandi personalità del mondo della musica, proprio per parlare anche non soltanto della parte diciamo, formativa, ma anche di tutto quello che ruota anche in termini di managerialità e di costruzione della formazione del pubblico nell'ambito della musica classica. Cambiamo argomento, non mancano le polemiche dopo la messa in onda della fiction della RAI intitolata Enrico Piaggio, un sogno italiano. Sull'argomento è intervenuto anche il professore dell'Università di Siena Maurizio Boldrini, autore del libro, assieme a Omar Calabrese, il libro della comunicazione Piaggio. Ce ne parla Filippo Meiattini. La fiction andata in onda sulla RAI, intitolata Enrico Piaggio, un sogno italiano, non ha lasciato indifferenti gli appassionati della storica azienda di Pontedera. Il docente universitario Maurizio Boldrini, autore de Il libro della comunicazione Piaggio, ha fatto notare le criticità di questa attesissima serie. Ma il problema non è della fedeltà o meno, il problema è un altro, il problema è come si trasforma una fase storica di questo paese, che è quello della ricostruzione, che è quello della invenzione, in questo caso della veste, dell'ape, delle grandi oggetti che diventarono i miti della ricostruzione del paese, cioè tutta nel libro che si chiama Il libro della comunicazione e che ci fu commissionato dalla stessa Piaggio, tutta questa operazione fu fatta basandoci sul fatto che era nata per caso questa motocicletta, era nata attraverso la scocca di un elicottero, era nata da questo ingegnere abruzzese molisano, era nata da un'idea particolare. L'accento andava incentrato sull'oggetto mitico, sugli oggetti mitici della Piaggio e non su una storia da fotoromanzo.
cioè si tenta di abbassare il tono, di rendere popolare tutto, di spettacolarizzare tutto, e questo a danno di un invece televisione pedagogica che innalza, che qualifica, che dà elementi di conoscenza della società. E sarebbe molto interessante, sarebbe stato molto interessante attraverso questi due personaggi ricostruire perché quell'Italia fu ricostruita e poi arrivò il boom economico, e perché quelle modalità, quei rapporti, quelle dinamiche sociali e antropologiche non siano possibili ripraticarle oggi in un momento in cui il paese avrebbe bisogno forse di una stessa dinamica di uomini e di forze di quella natura. Ci spostiamo in Valdelsa, al Via San Gimignano, il nuovo sistema di raccolta differenziata con i contenitori ad accesso controllato. Lo ha annunciato il sindaco Andrea Marrucci in Consiglio Comunale. Sentiamo sulle nostre spalle la necessità e la responsabilità di politiche riformiste in grado di raggiungere l'obiettivo dell'incremento della raccolta differenziata, che sul nostro territorio da troppo tempo si attesta attorno al 40%. Così il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci, in consiglio comunale di fronte ai tecnici e ai vertici di Sei Toscana e Ato Toscana Sud, nella seduta aperta da un focus sulla riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti, che nelle prossime settimane porterà all'installazione dei nuovi contenitori ad accesso controllato. Non sarà un percorso facile, ma in campagna elettorale avevamo preso impegno di presentare alcune novità nel sistema di raccolta differenziata, ha aggiunto Marrucci. Parlare di rifiuti vuol dire occuparsi di un pezzo importante dell'economia circolare, che significa porre al centro la materia, il suo massimo utilizzo nel massimo rispetto per l'ambiente. Puntiamo ad una grande campagna di sensibilizzazione sul tema della corretta raccolta dei rifiuti, ha concluso Marrucci, perché pensiamo che debbano essere i cittadini i protagonisti di questo cambiamento. La riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti avverrà gradualmente. A partire dalle prossime settimane verranno sostituiti gli attuali cassonetti stradali, ad esclusione di quelli nel centro storico, con nuovi contenitori ad accesso controllato. Tutti i nuovi contenitori saranno dotati di sistemi informatizzati che a regime consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza ed in futuro permetteranno di calibrare la tariffa anche sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla concreta volontà dei cittadini di effettuare la raccolta differenziata. Orario continuato ogni mercoledì a partire dal 20 novembre, la prima iniziativa questa del Comitato dei Commercianti del Centro Storico e Vie Limitrofe, che ha preso vita a Poggibonsi. Ce ne parla Elisa Niccolucci. La prima iniziativa che metterete in campo qual è? La prima iniziativa che metteremo in campo come comitato è un'iniziativa per costruire e per incentivare anche i cittadini a vivere più il centro storico. Abbiamo deciso all'unanimità di istituire un giorno durante la settimana in cui tutti i negozi, non la totalità come sempre, però quasi tutti i negozi, faranno orario continuato. Abbiamo deciso di scegliere il mercoledì come giorno e quindi niente, da al 20 di novembre faremo orario continuato nel centro storico tutti i mercoledì fino a data da destinarsi, quindi diciamo per ora sempre. E secondo noi è un'iniziativa che comunque è indice della nostra unione e anche comunque che non ci lamentiamo solamente, ma cerchiamo anche di costruire qualcosa di positivo per i cittadini. È un servizio moderno, un servizio che comunque secondo me è positivo, è stato proposto, è stato accolto veramente in 5 minuti all'unanimità e quindi nei prossimi giorni comunicheremo attraverso i nostri social una pubblicità tutti insieme per vedere di far vivere il paese anche magari in pausa pranzo. Andiamo in Val d'Orcia, a Pienza scoppia la polemica per i 14 cipressi secolari sani abbattuti nel centro cittadino, proprio sotto al Duomo di Pio II. La lista di minoranza in Consiglio Comunale Centro-Sinistra Uniti si può, insorge e critica la scelta politica dell'amministrazione, una scelta soggettiva per rendere le mura più visibili dalla strada, che cambia totalmente il panorama del borgo caratterizzato da decenni da quei cipressi. Lorenzo Agnelli. In un articolo del Corriere di Siena del 29 ottobre scorso si celebravano il sindaco di Pienza e i suoi collaboratori per l'imminente campagna di piantumazione di nuovi cipressi nella strada Acquapuzzola, dopo l'eliminazione di numerose piante colpite da Seiridium cardinale, il cosiddetto cancro del cipresso. Mentre calava il silenzio più assoluto sui 14 cipressi secolari non colpiti da alcuna malattia che il 31 ottobre sarebbero stati abbattuti nel centro cittadino.
ma ad insorgere e a creare non poco polemica è stato il gruppo di minoranza Centrosinistra Uniti Si Può, sottolineando quanto non sia stata data nessuna informazione sul taglio di 14 cipressi in via di circonvallazione, proprio sotto al Duomo di Pienza. Riporta in una nota del gruppo consiliare come la condanna a morte di questi alberi non è stata decretata dal fungo infestante ma dalla volontà dell'uomo. Gli orti piccolomini in cui erano piantati gli alberi infatti a marzo sono passati incomodato d'uso al comune di Pienza dalle pie disposizioni Ollus. Il tutto attraverso un contratto che sanciva e che consentiva al comune di realizzare una passeggiata lungo le mura storiche pientine mediante un percorso pedonale panoramico. Ed è questa infatti la ragione principale del taglio coatto di 14 cipressi per ragioni estetiche e soggettive riguardanti il miglioramento visivo dalla strada delle mura della città. In Val d'Orcia di sicuro non mancano alberi e cipressi, ma in un mondo sempre più bisognoso di verde e di alberi, tagliare decine di cipressi, simbolo della Val d'Orcia, per una migliore visibilità delle mura pientine sarà una ragione sufficientemente valida per gli abitanti di Pienza? Per l'amministrazione sicuramente sì, che replica dando anche una risposta di carattere storico grazie ad una foto che ritraeva il borgo di Pio II senza cipressi, ma di certo non per molti altri che da secoli quei cipressi fanno parte dei lineamenti della città. Si è svolta ieri alla Sala Convegni San Francesco a Chiusi Città la prima seduta dell'inchiesta pubblica promossa da Regione Toscana sul progetto presentato dalla società Acea al Comune di Chiusi per la realizzazione di un impianto di recupero di fanghi biologici prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane mediante processo termochimico per la produzione di biolignite. Vediamo il servizio di Lorenzo Trabalzini. A Chiusi, in provincia di Siena, è partita l'inchiesta pubblica regionale sul progetto Acea, una partecipazione numerosa su un tema che sta dividendo la cittadina etrusca e non solo. Su richiesta della platea e dello stesso sindaco Bettolini, la seconda seduta si svolgerà non martedì 19 novembre, come inizialmente previsto, ma sabato 23, sempre nel pomeriggio, la terza sabato 30 novembre. A gennaio si terrà la seduta finale, nella quale verranno tirate le somme di un argomento su cui si sono battute e si stanno battendo anche le opposizioni. Noi siamo molto attenti a tutta la questione proprio perché è importantissima, dobbiamo valutare attentamente, quindi questo è un motivo in più, l'inchiesta pubblica, per poter avere tutta la documentazione e tutte le spiegazioni utili, dopodiché potremmo dire un sì o un no sicuro, ma è ovvio che ci sono, se oggi la sala è piena come ha potuto vedere, questo è un argomento importantissimo, bisogna tenerne conto dei cittadini, delle opinioni, bisogna ascoltare tutti i soggetti preposti. Apriamo la nostra pagina sportiva, iniziamo con il calcio, dopo l'ultima gara appunto della Robur, oggi ha parlato uno dei protagonisti, l'attaccante Stefano Guberti, sentiamo le sue parole. Io non sono morbido in queste situazioni qua, cioè nel senso che è troppo facile cercare alibi su cose che non hanno senso, secondo me. Il problema nasce secondo me dalla personalità che dobbiamo avere in casa. Mentre in trasferta è più facile, per modo di dire, nel senso che comunque le squadre magari ti affrontano a vera viso aperto, in casa magari vengono un pochettino, però secondo me se una squadra vuole fare un campionato importante su questo deve migliorare tanto. Passa tutto dal voler decidere cosa si vuole fare. Faccio un esempio semplice, se arriviamo vicino all'area loro e pensiamo di mettere una palla così tanto per metterla, non c'ha senso. Lì dobbiamo arrivare cattivi e pensare che quella può essere la palla determinante che ci permette di andare in vantaggio. È proprio il fatto di voler e di essere convinti, di capire che una situazione può cambiare il corso sia della partita che dell'intera stagione. È ovvio che se tu giochi contro attaccante e giochi con una può cambiare, però il discorso non è solo quello, il discorso è la presa di spedizione. Faccio un esempio, noi abbiamo giocato 3-5-2, in casa qualcheduno deve pigliarsi la responsabilità o comunque deve andare, nel senso che non possiamo aspettare o fare le cose semplici. A me non mi interessa niente se io perdo uno contro uno, se io provo a puntarlo me la prende, pazienza. E su questo secondo me devo ragionare pure gli altri, nel senso che non dobbiamo avere paura, perché tanto non succede nulla, abbiamo una squadra talmente forte che se anche uno di quelli dietro rimane uno contro uno si arrangia. Nel senso che dobbiamo essere sicuri, dobbiamo essere convinti, dobbiamo essere consapevoli, è quello che io voglio, di quello parlo. Il resto poi che si giochi 3-5-2, che si giochi 4-4-2, è un caso, perché nel senso che sì, puoi migliorare qualcosa, però quello che secondo me va esaltato sono le caratteristiche dei giocatori che in quel momento sono all'interno.
Adesso il volley, dopo la bella vittoria a Bergamo, continua il lavoro per la Emma Villas Siena. Sentiamo le parole del direttore sportivo Fabio Mecchini. Cosa, io quando finì la trasmissione la settimana scorsa ci tengo a sottolineare il fatto di Yuri Romanò, perché veniva da una settimana, si prospettava una settimana dove era abbastanza bersagliato da critiche social e tutto quant'altro. Mi ha fatto estremamente piacere innanzitutto la prestazione di Yuri, che chiaramente ha fatto sì che portassimo a casa questi tre punti, e poi che anche magari qualcuno che aveva esagerato in settimana a fine partita gli abbia chiesto scusa e abbia fatto appunto foto, autografo e quant'altro, per cui questa è una pagina pulita che si è chiusa, a parte con la vittoria per noi, ma anche per lui stesso, con quello che magari si è meritato, perché l'anno scorso ha dimostrato di poter far benissimo in questa categoria, in quella città, e ci auguriamo appunto adesso un po' insomma, lo faccia qui a Siena con noi. E Yuri, MVP della partita indiscutibilmente, grande partita, un avvio un pochino diciamo debole, ma dopo è venuto fuori alla grande, come tutta la squadra. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, l'appuntamento è con le previsioni del tempo come di consueto e a seguire con Andrea Radi e il suo Planet Basket. Poi c'è la replica del nostro TG, mentre alle 22.45 torna Giovanni D'Agostino con Mondo Dilettanti. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.